Buongiorno ragazzi e bentornati su S-Game Revolution. Io sono Shaka e oggi siamo qui per proseguire la nostra avventura su il secondo DLC di Nioh 2 e precisamente su una missione di cui non mi ricordo una ceppa di minchia. Quindi cerchiamo di recuperare un pochino il punto della situazione dove eravamo arrivati ieri. Allora, stavamo facendo una missione principale. Allora, io ricordo che dovevamo andare alla ricerca di Minamoto no Yorimitsu, ovvero Raikkonen. No, non era Raikkonen, era quella bellissima gnocca che abbiamo incontrato la scorsa volta. Era anche una nostra discendente. Noi siamo i suoi discendenti. Ed avevamo raggiunto, dopo la prima missione, avevamo raggiunto il portale di Rashomon, ovvero la porta meridionale di Kyoto, dove anticamente si diceva che bazzicavano i banditi e probabilmente anche gli yokai. Quindi eravamo arrivati qui al santuario, non ricordo se era l'inizio, ma mi sa di no. Ora proseguiamo la nostra avventura, però prima volevo vedere una cosa. Mi pare, sì, io facessi su fai offerta. No, non era. Ah, no, mi sa era dalla capanna si poteva fare. Bella, facciamo dopo. Ah, vediamo un po' le benedizioni Kodama. Sì, teniamoci la benedizione dell'oracolo, perché tanto adesso mi interessano gli Amrita, non più nella cosa di Oribi. E proseguiamo la nostra avventura. Vediamo un po'. Che cazzo. Ah, perché ero morto. Sì, adesso è chiaro. Ero morto la scorsa volta qui. Se non sbaglio, avevamo già aperto uno shortcut. Era da questa parte. Per questa porta l'avevamo. Lascio, il testo me lo lascio là. Avevamo aperto lo shortcut. Da qua. Appunto, eravamo rimasti. Vediamo un po' se possiamo combatterlo. Facciamoci un po' di redivivi, perché comunque dobbiamo sempre. Oh, tacci loro, sono resistenti. Dragone inquieto. Possibile, altro dragone inquieto, ma molto più debole rispetto al mio. Ovviamente. Ah, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Ok, qua dobbiamo aprire questa cosa. Che codello dobbiamo? Va bene. Mamma mia, che odio. L'illuminazione in questo gioco è una cosa che non sopporto. Infatti spero che in Wulong, che sarà il nuovo gioco. Ah, il nuovo gioco di Team Ninja, simile a un po' a Sekiro, un po' a Nioh, abbiano migliorato anche a livello di illuminazione. Ho visto che la grafica non è migliorata tanto. Perché il mio personaggio non l'ha attaccato? Sì, ho fatto l'attacco. Ah, sei scemo. Ok. Sì, almeno prendiamo un pochino di maschera di Shuten Doji. Che figa che è. Certo, mi toglierei potenza, danno da fuoco. Però che figa che è. Attacco aumentato, assorbimento Amrita. Danno proprio subito. Chi? Vita? Resistenza ai regni? Anima? Questa è veramente figa. Mamma mia, questa è veramente figa. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Io non ho capito bene dove ancora dobbiamo andare. Questo è l'ingresso. Quindi noi dobbiamo dirigerci o verso di qua. O verso di qua. Vediamo cosa c'è da questa parte. Rallentiamo perché questo è sempre un bastardo. Dai, dammi, curami, così almeno.
Grazie. Adoro il fatto che mi curi. Allora, qua se non sbaglio. Ah, c'è un accesso secondario. Ok, ma che cazzo vuoi? C'è un accesso secondario qua. Mi sa che ci ho preso già, qua già le cose. Qui? Ok. Qua è dove c'era, dove abbiamo appena combattuto. Ah, ok. Mi ero perso questo Kodama per strada. Allora, vediamo un po'. Che c'è qua? Qua si scende sotto. Devo cambiarmi arma perché devo aumentare anche la familiarità con questa qui. Qua si va sotto. Ok, questa è la strada che mi porta. Scendi, scendi. Non so se riesco a fare. Che sono scemo, secondo te? Ok, questa è la strada sotto. Perfetto, quindi sappiamo come arrivarci adesso. C'è una strada secondaria che mi portava direttamente là dentro. Ah sì, perché questa è la strada principale che abbiamo fatto la scorsa volta per poter aprire poi lo shortcut. Quindi, ok, quindi adesso devo proseguire da quell'altra parte. Vediamo un po' se c'è sta qualcosa interessante. Nah. Però la maschera di Shuten Doji mi titilla tantissimo l'anguilla. Mi attizza una cifra averla. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a farlo scendere. Ops. Ok, vediamo se questi qua riesco a farli fuori. Questi è meglio farli fuori con mosse veloci. Attenti che qua non si sa mai che cazzo lo spunta fuori. Vieni, vieni. Questo è debole all'acqua, secondo me. Niente di che. È di fuoco, quindi in teoria è debole all'acqua. Oh! Sta scherzando? Ok. Oh, sono dei cazzo di demoni di quart'ordine e mi fanno il culo. Ok, qua si sale sopra. Però voglio vedere. Cosa c'è qui? Oh, vediamo se riusciamo. Esatto. Se riusciamo a farcela alle spalle, perfetto. Qua mi sa che avevo già preso l'oggetto perché. Infatti non c'è niente. Oh, ops. Mi va di combattere. Uccisore di Nilda. Ciao Sally! Anche se di buono non c'è molto. Scusami, ero talmente concentrato che non sono scordato di guardare la chat. Oh no. Ah, ecco che cosa mi aveva ucciso la scorsa volta. Adesso ne ho chiaro.
No, 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 no. Porca troia. Ma quanto cazzo è resistente sto coso? Ma ce l'avrà una debolezza sto sto peppino? Come stai, cara? Buongiorno innanzitutto. Ma che devi fa? Ho sprecato. Mi pare giusto. Mi pare giusto. Guarda però che bel culetto che c'ha. Dai, assorbiscimi. Che devi fare, Peppino? Peppino? Che devi fa? Mi devi assorbire? Ok, forse non è il caso di attaccarlo. Di anche... Peppino! Sono stato ucciso da Peppiniello! Sparare o kunai, non magie, giustamente. Ops, ho sbagliato. Ho sbagliato direzione. Che palle comunque, eh? Sempre quel cavolo di Peppinello mi frega. Tra l'altro ho ottenuto la maschera di... sconfiggendo un re di vivo ho ottenuto la maschera di Shoot and Dodge, che è fighissima. Però non è niente di che in realtà. A proposito, tu sei eccitata per Wulong? Io sono abbastanza in hype per Wulong, che sarà il nuovo gioco di Team Ninja. Ah, non serve che vado là, posso andare direttamente da qua. Peppino. Ah! Ah, ho capito. Dici che non sarà nulla di che? Io... Dai, cazzo! Ma perché punto e non mi spara? Punto, ho premuto il tasto... Per sparare e non mi spara. Perché? Ho premuto due volte il cazzo di tasto per sparare. Come mai pensi che sarà nulla di che? Dici dopo il flop di Stranger of Paradise. Eppure ti dirò, c'è gente a cui Stranger of Paradise piace da morire. Non capisco cosa ci trova di bello in quel gioco. Sinceramente, sul serio, non riesco a capire cosa ci sia di bello in quel gioco. Minchia, tre quarti d'ora per combattere un peppino. Ah, ok. Ah, quindi tu consideri... Lo consideri un bel gioco. Io proprio non ce l'ho fatta. Dopo la missione tutorial l'ho proprio abbandonato. Non ce l'ho proprio fatta a continuarlo. Mamma mia, tre quarti d'ora per sconfiggere un peppo.
Dai, che devi fa? Basta, sono rotto il cazzo. Sono rotto il cazzo. Esattamente. Ma infatti! Mi ero rotto il cazzo. Volevo vedere un po' come funzionava. Quanti danni riuscivo a fargli con arco archibugio. Ma non ne valeva la pena. Ma se lo colpisco alla pancia. Oh! Ma guardate che scortesia! Guardate, oh! Ora lo sai, sì, lo so come counterarlo, fondamentalmente sì. Anche se... Ah, tra l'altro oggi lo yokai del giorno che ho preparato sarà proprio questo carro. Ho scoperto, ho letto un pochino riguardo a questo carro e mi ha sconvolto sapere che esiste davvero il carro yokai. Ah, non è, pensavo fosse questo. Poi c'è una storia troppo, troppo bella su questi, riguardante questi carri. Che riguarda proprio il problema dei parcheggi nell'antica Tokyo, nell'antica Kyoto. Eccola, eccola! Questi mi ricordano. Mi ricordano i Elden Ring, i carri quelli con la testa di... con la testa del gigante di fuoco. Per curiosità, tu hai giocato Elden Ring? Ti piacciono quindi i Souls? I Souls? Mi chiedevo questo. Giocato? Ok, mo stai a vedere. Ho 700 milioni di ore. Io ho creato Elden Ring. In realtà Elden Ring è parte di me. Io sono un Tarnished. Io sono il Tarnished. 5 volte, ok. Ero solo due. Ma è un riammazzato. Oh, hai rotto il cazzo, eh? Questo è solo un redivivo. La tazza Ogocho, che cazzo ci faccio? Mi dimostro se come giochi, ma Elden Ring è piaciuto. Elden Ring è piaciuto tanto, tanto anche a me. Anche perché abbiamo fatto una... La prima run è stata una run... Ah, tu devi sapere una cosa. Io quando iniziai a giocare ai Souls, iniziai proprio streamando perché un tempo i Souls per me erano troppo difficili, no? E quindi la cosa che feci è mi creai un personaggio su Dark Souls. Il primo personaggio sui Souls. E questo personaggio me lo sono portato su tutti i Souls, compresi, tranne ovviamente per varie cose, Sekiro e su Bloodborne. E ci ho creato proprio una lore intorno, una lore di come il mio personaggio si era evoluto e poi ha trovato finalmente la pace e la fine su Elden Ring. C'è proprio tutta una storia dove lui era caduto nel male, aveva iniziato a utilizzare solamente cose oscure, il fuoco che brucia. Bruciato, cioè, la lore è abbastanza complicata. Poi da lì la magia, infatti, lui era diventato comunque.
un guerriero, un mago guerriero, sempre stato mago guerriero, tranne il primo, e poi da lì ho creato tutta la lore in Elden Ring, e poi da lì ho scelto di essere un. Ho scelto di essere un coso, come si dice? Un seguace della magia di Ranni, fondamentalmente. Poi da lì, insomma, è storia. Perciò mi sono molto molto affezionato al PG che ho creato da Dark Souls 1, poi Dark Souls 2, Dark Souls 3, tutti i Souls possibili immaginabili, insomma. E poi ha trovato la sua fine in Elden Ring. Infatti nei prossimi Souls o eventuali DLC di... o no, scusate, o eventuali prossimi Elden Ring creerò un nuovo personaggio che non sarà più non sarà più Etelion, ma sarà, che nel cazzo ne so, un altro nome. Però è veramente bello. E la seconda run invece ho fatto una run cosplay di Genichiro Ashina, quindi è stata una run anche piuttosto difficile, ma molto molto divertente. Mandare una cosa scritta l'altro giorno ai miei amici, così come sto al momento. Manda pure. Scrivimi in privato, cara. Aia, questo. Siamo bene, eh? Tranquilla, mandami pure tutto. Lo sai che io ti ascolto volentieri e parlo volentieri con voi. Se avete bisogno di chiacchierare. Aspetta. Aspettate un secondo, ragazzi. Fatemi leggere un attimo questa cosa. È importante. Per me voi siete importanti, ve lo dico. Quindi se avete bisogno di parlare, chiacchierare, non vi preoccupate, scrivetemi. Io leggo molto veloce, anche se sì, tranquilla, che per me ormai l'inglese è una seconda lingua, quindi. Posso farti una domanda, Sally? Quanti anni hai? E questa è una cosa che non ti ho chiesto. Ok. Quindi sei. È un anno in più di me. Io faccio 35. No, il 3 settembre. Guarda, posso dirti una cosa? Lo so che non è facile, lo so che non è facile, però ti dico, è una situazione di quelle che devi lasciarti assolutamente alle spalle. Perché vi dico una cosa, raga. Voi, come essere... lo so, capisco. Io purtroppo non sono un esperto o altro, posso dirvi solo una cosa, qualunque cosa che vi possano dire le persone per farvi stare male, nonostante sono le persone che dovrebbero proteggerci di più, loro non sono niente, perché tacci tua, l'unica cosa che contano siete voi.
L'unica cosa che contate sono voi. Comunque, sappi una cosa. Se hai bisogno di parlare, chiacchierare, scrivere, cazzeggiare, qualunque cosa, non esitare a scrivermi, Sally. Non scherzo. Io pure ne sto andando attraverso un periodo molto, 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 molto complicato. Perciò vi dico, raga, so come vi potete sentire, anche se ovviamente non vivo le vostre stesse situazioni. Perciò vi dico, se avete bisogno di qualcuno con cui parlare, al di là dello stream, delle live, del cazzeggio, scrivetemi pure in privato, non su Discord o altro, e non vi fate proprio i problemi, perché a me, io se posso rispondervi, nel senso che non sto al lavoro, non sto impegnato, figura, ma di che è? Io lo so che cosa significa attraversare situazioni così, anche se non vissute in prima persona, le ho provate sulla mia pelle. E quindi, cioè, per me, se posso essere più di uno streamer. Ah, dietro ci arrivi da sopra. Ah, infatti stavo pensando che ci fosse qualcosa. Aspetta, da sopra dove? So che c'è un Kodama qua, lo sento, lo percepisco, sento il suo respiro da queste parti. Comunque davvero, raga, non vi fate problemi, non pensate, ah, ma io gli rompo il cazzo. Non mi rompete le palle, raga. Che voi siete, per me siete veramente importanti, tutti quanti voi. Mi sono cacato in mano per un secondo. Per un nanosecondo mi sono cagato in mano quando l'ho vista. Però poi mi sono ricordato che è comunque una pippa, quindi. Oh, mi stai maledendo! Ah, fanculasso, Reta. Yasha di merda. Guarda in alto quando guardi dietro la casa. Ah, guarda qua. Sta qua. Era qua il Kodama. Ciao, sciacallo. Tutto bene, tutto bene. Da un po' che non ti vedevo. Come va la stream? Come va la vita? Come va ogni cosa? Ah, ho capito, ho capito. Oh, quindi mi raccomando, Sally, lo dico, te lo dico col cuore. Se hai bisogno di qualunque cosa, di parlare, non esitare a scrivermi. Assolutamente. Da sto fio de una mignotta. Capito? Poi dopo aver detto una cosa del genere, guarda sto fio de una mignotta. Ah, ok. No, io in ferie andrò tra la bellezza di una settimana. Io infatti la settimana dal 10 al 17 non ci sarò, perché vengono dei miei amici dall'Italia a trovarmi e allo stesso tempo devo fare il trasloco a casa nuova. Però sicuramente mi vedrete su Instagram a rompervi il cazzo con le foto di casa nuova. Poi tra l'altro io ho bisogno anche dei vostri consigli, proprio perché a casa nuova praticamente ci sarà una stanza che sarà solo dedicata allo streaming. Ho bisogno di consigli, così la creeremo insieme e la cresceremo insieme la nostra stanza. Lo so, posso solo capire, posso dirti solo che capisco, perché io sono una persona anche molto empatica, quindi posso solo dirti che capisco quello che provi, quindi spero solo che tu riesca a trovare in un modo o nell'altro una situazione per risolverla. Anche perché io, per esempio, la mia soluzione. Oh, cazzo! Ma sono un po' troppi! Siete un po' troppi! Guardate a cazzo tutti quanti! E stavo parlando con Sally, porca miseria! Guarda come mi guarda male! Mi ha ucciso.
di te! O Buroguma, che poi mortacci sua quel cavolo di cose che mi sparavano. Vabbè, tanto mo ci ritorno subito. Perché mi devono rompere il cazzo? Allora. Mo' concentrazione. Attenzione. Concentrazione. Ah, poi Sally, una cosa ti volevo chiedere. Ma tu, alla fine, come hai conosciuto... coso? Dave. Perché io e lui siamo andati all'università insieme. Io e lui ci conosciamo da eoni. Se non sbaglio, eravamo proprio nello stesso anno di corso. Che cazzo, amore? Sti cosi. Suscino, sì. Non so se Barnabardo è... Guarda, c'è pure Yasha. Mi è venuto... Uscino a casa, era entrato a vedere lo stemma e portava la manica e mi è rimasto simpatico. Sì, sì, vabbè, Suscino è simpatico. Io e lui siamo andati nella stessa università. Non ci vediamo da un bel po', devo essere sincero, di persona, ma anche perché io, tra andare a vivere in Giappone, andare a vivere, tornare in Italia, Norvegia e cose... cazzi e mazzi, non penso, non torno in Italia da... Allora, io sono ripartito dall'Italia nel 2018. No, cazzo sto a dire, nel 2020. Senti, ma mi ho rotto il cazzo. Grazie. Dai, se sei fedelissima. Noi... Sushi era... Dave era un pochino che non streamava. Poi, dopo un po', siccome Dave ogni tanto viene, passa da me... dopo un po' ha ricominciato a streamare pure lui. Quindi ogni tanto quando lo trovo, visto che poi comunque lui streama solo la notte, principalmente la notte, sono andato a trovarlo. Guarda, è stronza forte questa. Allora, aspettiamo che... Allora, io dovrei... Come su lui sono una moderatrice, sì, infatti. Me lo ricordo questa cosa. Allora, innanzitutto, calmiamoci. Oh! Capito? È avanzata solamente per darmi una botta in faccia! Sta maledetta! Io vado alle spalle. Io prima voglio levarmi dalle palle tutti i minion che troviamo sul nostro percorso. Ok, adesso posso mettere le mie trappole. Ah, ma c'è pure questo? Mi ha tirato lo stato spuzza? Mi sta tirando la merda in faccia? Però fanno un botto. Oh. Fanculo. Ma che pegnete? No, non lo so, mi stavano massacrando. Questo maledetto
essere. Mo devo trovare assolutamente lo shortcut. Ma qua i yokai non è che sono. Sono. Che scherzano, eh. Qua sono stronzi, eh. Infatti, non so se tu, Shaka, cioè, mi hai giocato a. A tutta la saga di Nioh. Se sei una persona che si incazza facilmente, te lo sconsiglio. Che io, per esempio, all'inizio ero una persona abbastanza nervosa che si incazzava facilmente. Infatti non avrei potuto giocarci qualche anno fa. Invece adesso sono molto più calmo e tranquillo. A proposito, fa una cosa, non mi dimentico. Però sono abbastanza chill, ieri primo su Bloodborne non posso amarle. Ah, ok, va bene, allora potrebbe anche piacerti, Nioh. È molto molto più complesso, cioè nel senso è molto più... come si può dire? Ma è a cagare. Molto più arcade rispetto a un Souls, quindi potresti trovarti abbastanza stranito i primi tempi. Però è un gioco che dà veramente un sacco di soddisfazione. Che dà veramente... Oh! Ma che cazzo senti? Ah, figurati, me lo faccio meglio. Anche io, lo sai? Ma... Sally, hai visto che mi ha droppato? Devo vedere... Quanto ho adesso di... di attacco magico. Mo te lo faccio vedere. Mi ha droppato tutto il coso di Senmei. Quello che mi dava, che mi aumentava la potenza Omnio al massimo. Cioè, a alto. 669. Allora, mo mi metto... Mi ha dato proprio tutto l'equipaggiamento. Che figo, però. Allora... Questo mi dà chi? Però vedi, lo spirito si è me mi porta. Danno magia mio illeso più 10, potenza magia mio più 48. Magia mio invariata più 15 con tutti l'equipaggiamento. Allora, ecco, vedi? Però questo mi dà ninjutsu invariato. Però guarda qua quanto mi dà questo. Vabbè, danno shuriken e kunai. Ma alla fine non... Cento le soia. Questa mi dà tanto. Questa mi dà tanto. Ma questa infatti non me l'ha dato. Che buco di culo. Mi ha dato le scarpe. Ecco, questo non lo so se togliermelo. Consumo chi schivata, consumo chi scatto, velocità corsa, tenacia, danno nel tempo, potenza maggiore mio più 6, ma consumo... Questa però con 4 pezzi arriva a togliere colpo magia Omnio, difesa ridotta. Cioè io lo colpisco e mi dà... Adesso sono proprio orribile. Sono proprio orribile. Però adesso vediamo un po' quanto mi dà. Con cosa? Quanto arrivo di potenza magica? 696? Quant'era prima? Cioè non è cambiato un cazzo fondamentalmente. Quasi quasi mi viene... In caso di togliermi uno. E tanto non mi serve. Mi tengo questo. Tanto questo, quattro pezzi, cazzo mi frega, difesa ridotto col colpo della di Maggio Omnio. Oddio, potrebbe servirmi effettivamente. Effetto quando colpisce un nemico con un oggetto magico Omnio. Effettivamente potrebbe essere utile questo. Questo potrebbe essere molto, 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 molto utile.
Però mi tolgo questa. Tenacia, danno nel tempo. Impedisce azzeramento della tua salute quando hai subito effetti di stato che causa. Ah, è. Tipo quando mi avvelenano, o mi. Questa non lo so. Tu che mi consigli? Di togliermi questo e rimettermi questa e rimanere solo con due effetti, tipo danno magia? Oppure aspettare di prendermi anche l'acama, che non ce l'ho, l'acama di Gelmè, per avere tutti i bonus, tutti i benefici. Per ora vorrei continuare così, vediamo un po' che. Madonna, devo assolutamente cambiarlo il prima possibile perché è inguardabile il mio personaggio così. Vabbè. Vediamo un po'. Oddio, mi ha preso un infarto. Devo vedere perché è molto, secondo me è molto conveniente avere quella cosa lì della difesa ridotta con il colpo di magia omnio. Ok. Abbiamo aperto lo shortcuts. Vediamo un po'. Fai offerta. Vediamo che cosa posso offrire. Devo fare. Quanto devo fare per fare il 250k? Devo arrivare. No, 100 e passa. Vediamo un po' se abbiamo qualche anima. No. No, mi conviene farmi di nuovo qualche nemico. Oh, comunque non vengono. Sto fatto che non vengono interrotti mi rompe il cazzo, eh. Anche poi mi dimentico sempre di avere Benkei. Nel fatto che ho Benkei. Oh, ero. Oh, e basta! Ah, è vero, potevo sperimentarlo. Potrebbe essermi molto, molto comodo questa. Ciao Maurizio, come stai, bello? Come stai, caro? Allora. Ah, effettivamente potremmo provarlo su un qualcosa. Sarebbe da provare su Kasha. Su Yasha, la bagascia. Ah, sti cazzi. Oddio, sì, dovrei fare un livello, però vabbè. Posso ucciderlo, uccidere questo e fare il livello. Ah, niente. In realtà è molto buono perché. No, 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 non ci provare. Yasha, Yasha, Yasha. È molto buono perché ogni colpo che gli do mi si rinnova la cosa della difesa. E allora sì, a questo punto mi conviene tenerlo. Tutto bene, tutto bene. Veramente tutto bene oggi. Vedi. Sto iniziando a tirare su coraggio. Così almeno mi aumenta anche la potenza omnio, non so perché. Allora, come faccio ad arrivare sul ponticello lassù? C'è un ponticello che non ho capito come raggiungere. Mo' proverò a raggiungerlo.
A questo punticello qua, come cazzo lo raggiungo? Aspetta. Ah, ok, c'era la stradina. C'era la stradina. Ok. Aspetta. Ok, di qua non posso andare. Meglio, questi è meglio eliminarli che lasciarli attivi. Eh sì, mi fa ridurre la difesa. È come se mi facesse l'effetto del talismano della difesa, però ho ogni colpo di... Effettivamente potrebbe essere molto molto conveniente, visto che comunque utilizzo proiettili e quindi colpiscono sempre. Sì, quindi a sto punto mi conviene tenere questo equipaggiamento, ciccia. Ti prego, aiutami, tio. Ok, adesso. Ho capito. Serio, che vorrei fare aspetta per cucinare. Grazie mille per il lurk, grazie mille per essere passato, caro. Spero di riuscire a passare dalle due live adesso che torni, così almeno ricambio volentieri la visita, anche perché se ultimamente è un po' difficile visto il lavoro e il è tutto, però mi fa assolutamente piacere venirti a trovare. Ciao, bello. Ok, questo passaggio tra una e l'altra mi piace. Allora, che cosa gli possiamo dare? Lo so. Ciao, bello. A presto. Vediamo un po', mio caro Sudama, dammi qualcosa di buono, tipo un altro falcione. Ryomen Sukuna, cazzo ci faccio. Grazie, grazie comunque, mio caro Sudama. C'è qualcosa sul... Che c'è qualcosa? Molto molto meglio combattere così con la consapevolezza che attaccando gli tolgo anche la difesa, cioè attaccando con i proiettili gli tolgo anche la difesa, sì, quindi direi che decisamente ci terremo questa come equipaggiamento e ne sono molto molto felice. Abito. Visto anche la potenza sta incrementando. La potenza proprio del mio personaggio, della magia che gli faccio. Perfetto. Proprio come mi piace a me. Allora, ora. Ah, mi sono dimenticato, devo comprare anche le munizioni d'archibugio. Ora, dove vado? Qua sotto, per forza di cose. Soprattutto, chi sarà il boss che incontreremo in questo livello? Ah, questi sono i classici ninja magici. Quelli riportati in vita, mi sa. Ok. Molto meglio, molto meglio. Sono veramente felice di aver trovato questa cosa. Loro pure sono io che dovrebbe. Aia. Ok. Loro pure sono yokai, in teoria. Questi maledetti. Come fanno a essere morti qua dentro?
Chi è che li ha uccisi? Che bucio di culo comunque che ho trovato, che mi ha droppato tutto. Ma quindi, mo mi chiedo una cosa, Sally. Visto che mi abbassa la difesa, mi abbassa pure la difesa elementare oppure solamente la difesa, quella fisica? Perché ho notato che non è che è un'impressione, magari, che gli faccio anche un po' di danni anche con la magia, più danni con la magia, forse è solo un'impressione. Mi sa che è solo impressione, ok? Speravo. Incrociavo le dita. Però una cosa, dimmi. Se usi talismani che incantano l'arma, sì. Ottieni il massimo dell'effetto. Ah, beh, giusto. Però non serve usare i talismani che incantano l'arma. Perché posso sempre usare. Beh, sì, però. Sì, effettivamente. Allora. No, non funziona. Mi sa che avevamo capito due cose diverse. Che intendevi? Beh, sì, comunque è normale. I talismani lì otterrei molto, molto più danni. Solo che dovrei cercare di capire che cosa togliermi nel qual caso. Muori, cascia. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa c'è da queste parti. Sicuramente altri Kodama. Oh, comunque la testa di aver trovato la testa di Oni B veramente è stata la cosa migliore che potessi fare. Perché comunque utilizzare l'attacco elementale in quel modo, che si ricarica sempre, aumentare l'anima, eccetera, eccetera, mi è veramente, veramente tanto convenuto. Ecco che cosa serviva. Qua posso buttarmi di sotto? Vediamo un po'. Frammentatore. Quanto vorrei trovare delle cose migliori. Amuleto del guardiano Efiro e ventaglio. Grazie. E adesso un'altra cosa che faccio subito, è tirare su Shikigami del fuoco, che è molto molto conveniente se lo uso nel modo migliore. Se non lo. Oh! Tipo con lei. Mamma mia. No! Mannaggia la telecamera! Ok. Ok,
Poi mi devo ricordare che c'ho quello. C'ho Bankai. C'ho Senbon Sakura Kageyoshi, c'ho. Mi dimentico sempre che ho Bankai che blocca i nemici. Yeah. Vediamo un po' che mi trovo di fronte. Ah. Ma attiviamo la modalità incazzatura. Grazie. Aia, ma guarda il Koroga, l'ho sempre sottovalutato, ma è forte. Sto figlio di una Koroga. E mo che cazzo mi manca da sconfiggere? Bravo, bravo, Shaka. Usa i... Bravo, sì, usa tutto. Dai, tranquillo, tanto... Va che succeda. Allora, io sono entrato da... Questa è da dove si entrava normalmente. Io poi ho fatto il giro di Nuppeppo. Di Nuppeppe. Ah, ok, ora devo andare al piano di sopra. Qua invece che ci sta? Anzi, prima di andare di là, saliamo sopra. Così. Ti prego, fa che non ci sia Nuppeppo. Ah, vai. Ah, ok, era lo spirito Volpe che teneva tutto l'ambaradan. Va bene. Quanto odio l'illuminazione di Nio. Ok. Non so se sia normale che l'illuminazione sia così bassa. Forse devo alzarla un pochino. Vediamo un po'. Proviamo ad alzare un pochino schermo. Luminosità schermo, ecco. Me l'ha salvata? Ok. Perché alcune volte quando è troppo buio non vedo assolutamente nulla. Beh sì, effettivamente è molto, molto più conveniente a tenere questo attivo. Ok. Oh! C'è un Sudama! Quanto è carino. Diamogli questa. Dai, dammi qualcosa di buono, per favore. Dai, dai, mia amica Sudama. Mio amico Sudama, dammi quella. L'arco. L'arco. Cazzo ci faccio l'arco. Fammi vedere se c'ho un arco migliore. Gna. Oddio, sì, effettivamente... Se questo è 9,79... No, non lo so, non sono convinto. Aspetta, fammi vedere se c'ho titoli. Oh, c'è uno. Rilascio nucleidamia, dai. Ho sbagliato, però vabbè. E...
qua. Sono sceso. Sarei dovuto scendere qua sotto. Però penso che qua sotto sia semplicemente dove eravamo prima. Esatto. Dove c'era la. La fonte. Quindi adesso posso andare al. Al meritato riposo. Dove cazzo sei? Dove sta il santuario qua sotto, finalmente? Allora. Ok. E mo c'è pure un'altra cascia qua. Ok, non devo sottovalutare i redivivi perché quel redivivo di prima mi ha dato il mondo. Devo solo stare attento a beccare quelli giusti. Ma che cazzo è che... Ah, guarda un po'. Affanculo. Mi ha triccato. Pensavo che fosse... Pensavo che fosse la cosa, invece non era. Oh, non dimmi che siamo arrivati al boss. Oh, siamo arrivati al boss. Ok, allora facciamo una cosa. Mettiamoci innanzitutto... Possiamo metterci... Ci servono innanzitutto le cose per tirar su... Ecco, il giglio di ragno. Anima. Così almeno partiamo con un po' di anima. Stessa cosa. Questo. Perfetto. Ho tutto? Sì. Mettiamoci pure questo e partiamo. Vediamo chi è. Cos'è? Perché? Beh, intanto nel frattempo mi immagino Sally che sta così... Che cazzo è? Kintaro! No! Kintoki! Ciao nonna! Ciao bis nonna! Che schifo è sta cosa? Tsushigumo. Che schifo. Oh, hai rotto il cazzo. Minchia, questo è aggressivo. Ora è leggermente aggressivo. Porca troia. Picchiata a morte da Tsushigumo. No, io non voglio affrontare ogni volta Kasha. Perciò mi tiro su queste. Vado via. Vai, ciao, ciao Kasha. Perdonami Kasha. Devo trovare il momento giusto di rallentarlo, perché a quanto pare entrare e rallentarlo non è la scelta migliore. Ok. Ma non l'ha rallentato? Ma di che stiamo parlando? Aspetta.
rallentato. Non può essere rallentato? No, aspetta, aspetta, aspetta. Non può essere rallentato? Perché gli entrava solamente il bonus dell'attacco... Solamente il bonus del mio equipaggiamento, quindi la difesa. Ma non... Allora, non posso rallentarlo. Ascia, perdonami, ma non ho tempo da perdere. Qua devo sempre schivare, praticamente. Oh! Cioè, posso fare qualcosa? Cioè, non posso fare niente. Non... È inarrestabile, è un treno. È inarrestabile. Ciao, scusa Yasha, ma... Per la testa. Vediamo un po' se... Tra l'altro posso vedere se mettermene altri questi. Allora, provo a rallentarlo, ma non rientra l'amuleto del Bradipo. Vabbè. Vabbè, almeno a metà vita l'ho portato. Aia. Fanculo. Ah. Mamma mia. Però
Oh, andata. Divorerò la tua carne mentre sei ancora in vita. Vediamo un po' se c'è altro da vedere, da prendere. Non sa mai, eh. L'ho fatta. Ci ho messo qualche try, eh. Dai, mo, cioè la scena che aspettavo tanto. Ah no, questo non me l'aspettavo. Vabbè dai, ce l'ho fatta anche abbastanza facilmente alla fine. Ops. No, no. Noi siamo amici. Noi siamo amici. Ci è rimasta di merda. Cos'è quel raggio? Lo voglio anch'io. Seimei. Ah, l'altro amichetto suo. Lo spirito di Seimei. Adesso capisco a chi si riferiva. Affascinante come sempre, vedo, eh. Questo mi ha richiesto più tempo di quanto pensassi. Ma tutto bene, quel finisce bene. Grazie. Che spirito è? Questa città è stata costruita sotto l'effigie della pace. Ma è stata deturpata da un male demoniaco. Alla fine non era diventato altro che un mero campo di battaglia insanguinato. Ehi, anch'io. La via della magia. Ne cerca l'equilibrio in tutto e della pace in questo mondo. Fondamentalmente questo DLC è per i maghi. Io ti faccio questo dono di queste arti perché mi unisco alla tua lotta. Non lo so, ma dammelo. Perché siamo spiriti affini. Ok. Dai, dai, dammi qualunque cosa sia. La capitale era invasa dall'oscurità. Secondo il cancello di Rashomon non ha portato una nuova luce. Qualcuno è arrivato per dissipare le ombre. Io? La nostra pecora sarà benedetta e il suo futuro risollevato. Che figata, lo voglio questo spirito. Anzi che non abbia fascino? Siamo solo che possano scappare in buon partito. Ti do un consiglio. Riesci a imparare a fare gli origami? Dai uno schiaffone. Non ho tempo per l'amore. Un demone che uccide altri demoni è una vera rarità. Vuoi un posto d'onore nella mia collezione? Lei è veramente tanta roba, eh. Posseduto da Kuzunoha la volpe. Non è quello che mi hai detto di avere, Sally? Uno dei tuoi due spiriti? Esatto. Quindi adesso la metto subito, la vado a vedere. Per anni abbiamo lottato contro quel demonio. Tsuchikuma finalmente ci ha liberato la sua minaccia. Per questo è la nostra più profonda gratitudine. Ma tanto non sia fin da qui. Le sciagure che si sono abbattute su questa città, le orde, gli yokai, i vendicativi e i demoni infestano queste terre, suggeriscono che qualcuno stia operando nell'ombra. Se questa persona si verasse a essere Doman, non avrò altra scelta. Devo trovarlo e sistemare la faccenda una volta per tutte. Il mio spirito principale. Ok. Allora, mo vedo subito che cosa... Allora, dopo essere stati attaccati presso il cancello principale siamo messi sulla traccia di Doman. Abbiamo scoperto che era stata avvisata ancora la nostra capitale e cortile all'interno del palazzo. Che cosa ti fa di bonus? Vabbè, mo lo vedo, però, insomma, vorrei sentirlo da te in modo da che capisco bene... La fonte di questa minaccia si trova sicuramente lì, nel cortile interno. Il domani sarà iniziato le arti immagini in seguito a alcune fasi e volatilizzato. Nessuno avrà più pallida di dove fosse andato. Ok.
Così, dopo essere stato sconfitto da 6 mesi, domani si è diretto a Kyoto con la coda tra le gambe. Troppo gnocca. Scusate, ragazzi, troppo gnocca. Troppo gnocca. Si è fatto attrarre da un potere ben al di là della sua comprensione. Adesso ho scoperto che ha portato tanto, la mia missione è chiara. Neanche Mumio può... o cazzo di Nioh 1 può competere. Lei è la mia waifu. Io devo vedere se ci sono delle action figure di lei. Me le compro subito. Ok. Allora, c'è un po' di cose da fare. Innanzitutto... voglio vedere se abbiamo ottenuto cose, altre cose. No, non conviene. Questa è... diciamo che siamo messi bene per quanto riguarda. Questa è molto forte. Poi, diciamo che siamo messi bene anche qua. Prima lo spirito, sì, oggettivamente sì. Allora, vediamo lo spirito. Cazzo, una volpe. Anima danno elementale. Danno, abilità yokai, nemico, effetto negativo. Che vuol dire? Aumenta la medita, infilti i nemici affetti da qualsiasi effetto. Ah, ok. Assegno è. Qua mi chiede, però per danno arma elementale, coraggio più forza. Porca miseria, dovrei arrivare alto coraggio e forza. Quindi tiro solo su coraggio, che tanto forza non me ne mi serve tanto. Ora mi chiedo, secondo te, come ho combattuto fino adesso? Visto che qua mi dà... per questo mi sono messa l'audaci. Ok. Ma adesso significherebbe sconvolgere tutto il mio playstyle e mi è piaciuto tantissimo fino a mo'. Però posso tirare su coraggio, che comunque mi tirava su anche... attacco Omnio, quindi posso... mi potenzia magia Omnio. Allora, io posso utilizzarla questa tirandomi su coraggio invece che forza, perché può essere o e o. Mi dà comunque guarda una cosa, sì. Bonus anima, esatto. Attacco a distanza a segno, quindi anche con i proiettili, cioè nel senso con i proiettili Omnio. La cosa che un po' mi sconvolge è che 9 code, vabbè, uguale a 9 code. Fortuna, danno da fuoco, l'unica cosa di buona è che questo mi dava 15% di danno da fuoco e bonus anima nemico ossionato. Però consegno con attacco mio, quindi sì, effettivamente mi conviene sempre più questo. Più questo c'ha 8% attacco elementale. Esatto. Quindi sì, quindi devo togliermi tutti gli spiriti che avevo, tutte le cose che avevo prima. Dove cazzo è? Devo andare dal santuario. Ecco, livello abilità mi faccio salire, mi tiro su coraggio. Perché coraggio, vedi, mi aumenta comunque la potenza della magia Omnio. Mi tira sul ki, la velocità di recupero ki, però mi aumenta sempre la potenza della magia Omnio. E altri che lo fanno sono solo coraggio. Eh sì, coraggio mi tira su anche la potenza della magia Omnio. Quindi sì, mi conviene tirare su coraggio. Mo mi tiro su coraggio. Mi cambio lo spirito guardiano, però... gestisco il nucleo d'anima. Allora, che cosa c'avevo? C'avevo... Onib infernale. Rimuove tutti i spiriti guardiani. Poi c'avevo Seto Taisho. E
è ovviamente la mia unica e grande amore. Kasha, dove cazzo sei, Kasha? Kasha! E adesso mi mettiamo quello. Anzi, no, era armonizza nuclei d'anima. Mettiamo prima Kasha al centro. A Kazunoa. Speriamo che bastino. Poi Seto Taisho. Anzi, Oni B del infernale. Lo rimettiamo a Kazunoa. Sì, ce la faccio. E poi mi manca solo Seto Taisho. E poi sì, mi conviene tenere Seto Taisho, perché mi pare che sia tra i migliori. Sì, perché comunque fa quel blocco, anche se non lo sto utilizzando come dovrei. Tsuchigumo. Kazunoa. Qua. Ora. Cambiamo spirito guardiano. Kazunoa la volpe. Il primo. E così tiro su. Come dicevo, praticamente devo tirare su solamente coraggio d'ora in poi. Perché devo arrivare almeno a 50. Come secondo spirito guardiano, Tengen Kujaku non mi dà un cazzo. Mentre se io mi mettessi la 9 code, avrei resistenza a fuoco. Mi dovrei mettere Genbu. Mi dà bonus anima, CPU però almeno. Vediamo un po' che mi conviene mettermi come secondo spirito, perché quello non mi stava dando. Il Tengen Kujaku non mi dava niente, mi dava bonus anima, CPU, quindi attacco elementale. Quindi vediamo un po' che mi dà. Colpo di grazia, la sua abilità, recupero totale, rilascio nuclei d'anima, robustezza, carica barra Amrita, no. Assorbimento vita. Medicina estesa, abilità, bonus, ecco, anima, assegno e CPU. Quindi ho A più CPU, fondamentalmente. Se me lo mettessi come spirito secondario. Quindi mi conviene quello. Danno, oppure anche questo, danno abilità yokai spettro. Quindi Tutte le mie cose spettro diventerebbero più forti del 10%. Però a sto punto mi conviene Genbu, perché così mi avrei dei bonus anima. Ok, adesso abbiamo fatto le prime due cose. Poi l'equipaggiamento l'abbiamo visto. Vediamo un po' se ci sono niente di che. Mettiamoci, ecco, adesso andiamo dal fabbro. Allora, affinità d'anima, armi. Vediamo un po' se c'è qualcosa di livello 2. Ecco. Però così non lo porterei al massimo, come dicevi. Dovrei portare questa qua a livello 2 al massimo. Sbaglio, Sally? Altrimenti non posso. Non avrei la cosa al massimo. Questa che cos'è? Danno in mischia, carica barra merita. Posso combinarle? Ok. Ah, ok, va bene.
Poi volevo fare un'altra cosa, visto che 1 più 1 è 2, poi non ho altre armi a più 1, quindi non posso farlo, perché volevo fare 1-1 e portarle a 2, e poi... Ok, teniamocene queste cose. Armatura... Aspetta un po', ho finita d'anima? Se adesso facessi questo e... No, carica barra Amrita. Ci sta. Non mi serve. Allora, adesso devo fare l'altra arma. Che è il faccione distruttore del male. E mettendola con questa. L'unica arma, altra arma più, no. Solo con questa bonus danno familiarità, sì. Almeno intanto inizierebbe a salire di livello anche questa. Affinità d'anima. Ok. Poi armature. Allora, io ho il cappello di Shuten Doji. No, del mago Omnio. Mi piace questa abilità. Vorrei chiederti, ma secondo te... Così almeno è più uno. Secondo te, perché non riuscivo a rallentare il coso? A rallentare lo spettro, cioè il boss di prima con l'amuleto del bradipo, era resistente? Era immune, ok. Ok. Vediamo un po'. Potenza, magia. Ok, armature. La cama mi manca. Carte del magia mio. Signore furfante. Ora, una cosa che devo assolutamente fare, visto che non esiste che io tenga questa cosa, che mi fa veramente cacare, sinceramente. Quasi quasi vorrei mettermi il coso di... Ah, non posso farlo quello di Shuten Doji, immagino. Ciao Leo! 8 mesi di noi! Ben arrivato! Ciao bello! Come stai? Ah, ecco così. Maschera d'ombra notturna, quindi... Ciao bello! Visto che comunque... Scusa se non ti sto rispondendo tanto ultimamente, ma sono veramente incasinato tra il lavoro e l'altro. Sto attivando le novità di Instagram. Ragazzi, mi raccomando, visitateci sui nostri vari canali. Ci saranno tante, tante novità ultimamente, grazie anche al nostro amico e amante Leo Franco. Allora, e soprattutto devo togliere queste cazzo di ghette di scarpe e mettermi qualcosa di più figo. Tipo le ghette dei Sohaya. Ah, anche così mi piace, dai. Allora, hai pubblicato un video su Instagram. Devo ancora vederlo. Allora, a posto. Ci siamo, ragazzi. Ora possiamo finalmente proseguire la nostra avventura. Falce di Myojin.
Questa dobbiamo fare. Qua ci dà una falce divina. Qua ne abbiamo due. No, qua ne abbiamo una in realtà. E questa è la prossima. Ok. Uno dei compagni, Usui no Sadamitsu, è un uomo di fede. Dopo aver sentito che uno yokai è apparso nel tempio con la spada del grande Buddha, è corso subito al luogo sacro. Tuttavia, la fede non basta, avrà sicuramente bisogno di una mano. Felici di aiutarlo, immagino che per te sarà una passeggiata. Grazie di credere così tanto in me. Tra l'altro, adesso pubblichiamo. Infatti, dopo lo vado a vedere. Vediamo un po' un attimo se possiamo fare un altro. Esatto, credo che possiamo fare un altro Shinigami del Fuoco. Ottimo. 6. Andiamo. Sì, facciamo questa missione secondaria che mi dà un'altra cosa. Come cazzo si chiama? Un'altra falce, così vediamo un po' che cos'è. L'enorme statua del grande Buddha del tempio Todaiji, ci sono andato ed è bellissima, nella provincia di Yamato, fu realizzata nella speranza di ottenere la misericordia del Buddha. Durante le molteplici catastrofi che hanno spinto la società sull'orlo del bara a trovare esempi, i terremoti, le pestilenze, le carestie, la quiete del Buddha ha sottratto le persone alla morsa del tormento e della sofferenza. Un tempo il luogo sacro prosperava grazie alle numerose donazioni dei visitatori, ma quando la capitale fu spostata a Yankyo, il numero di visitatori cominciò a diminuire e il tempio divenne una dimora di yokai. In tempi di guerra, il tempio fu raso al suolo dagli incendi in numerose occasioni. Una volta fu data alle fiamme al signore della guerra, Matsunaga Isahide. A ricordi le bestemmie delle scorse live? Ecco, ok. Allora, il tempio del grande Buddha del Todaiji, ragazzi, vi consiglio di andarlo a visitare. Sta a Nara ed è un tempio meraviglioso. Il Buddha è gigantesco. Se non sbaglio, per costruire questa statua del Buddha fu utilizzato tutto il bronzo presente allora in Giappone. Ed è una statua di una grandezza micidiale. Vi dico solamente che la parte principale sopra, se non sbaglio, c'è una finestrella da cui si vedono gli occhi del Buddha. E quando voi vi avvicinate da fuori, perché praticamente è all'interno di un complesso del complesso del tempio del Todaiji, vi guarda mentre vi avvicinate. Ed è una statua che secondo me è una delle più belle mai create. Se vi capita di passare per Nara, visitate assolutamente la statua del Daibutsu. Che si trova all'interno del parco, poi dove ci stanno tutti i cosi, come cazzo si chiamano? I cervi liberi. Sono andato due volte, sono andato a vederla, bellissima. Allora, vediamo un po'. Il mio nome è Usui Sadamitsu. La mia intenzione è infastidirti con l'aiuto del guerriero del tuo capo, mi farebbe decisamente comodo. Andiamo. Nel nome delle divinità affinché ci donassero la pace. Ora i demoni profanano questo terreno sacro con la loro presenza ripugnante. Lady Raiko mi ha parlato molto delle tue abilità. Andresti a eliminare i demoni al posto mio? Scusami. C'ho scritto. Eh sì, me lo ricordo più o meno così il Todaiji. Un po' meno in rovina. Allora, andiamo. Soprattutto adesso devo vedere anche quanto ci mette il mio personaggio a caricare il nuovo spirito. Eccolo. La scena è un po' più o meno questa. Vediamo un po' cosa c'è. Sono veramente curioso di utilizzare il nuovo spirito. E qua poi il fatto che ottengo la nuova falce. Mi fomenta tantissimo, mi fomentano un poco. Oh, finalmente il mio personaggio è tornato quello che volevo. E poi tra l'altro il mio personaggio è liberamente ispirato a Sesshomaru, ma è un altro discorso, eh. E tra l'altro vorrei anche ricordare che praticamente il mio personaggio è la copia maschile del personaggio di Sally, praticamente.
Allora. Cinta del bene superiore. No. Ancora non abbiamo usato un mio, quindi non ho visto come carica l'anima. Adesso possiamo utilizzarla. Se sto stronzo me la fa utilizzare. Abbastanza in fretta, visto che ho anche Genbu che mi fa da supporto. Vediamo un po'. Voglio vedere da zero quanto mi carica. Non proprio da zero, ma. Un botto carica. Un botto. Oh. Sotto la capanna, reda che la fratta. Cavolo, mi sono dimenticato di acquistare i pennelli. Cavolo. Vabbè, ma scusa, ma io sono scemo, devo affrontarlo dal basso. Io faccio tutto dall'alto, che cazzo mi frega? Ok, era lui il. Che poi, appunto, avendo anche il bonus della difesa, è ancora meglio. Adesso va in combo da paura. Aspetta, però c'è una cosa che mi sta venendo però al dubbio. Allora, vediamo un attimo i spiriti guardiani. Bonus anima. Invece, la 9 code. Bonus anima. Ah no, non era quella allora. Vediamo un po'. La. Devo vedere Kasha. Ah, ok, era Kasha stessa che mi dava assorbimento vita. Perfetto. Perfetto. Allora, meglio ancora. Però avevo paura che fosse. Avevo basato molto sull'assorbimento vita. Allora. Ho veramente basato tanto sul sopravvivento vita, però per fortunatamente è buono comunque. Nah. Devo andare a battere il tamburo. Ora Kasha la posso spammare, fortunatamente. Che bello, che bello. Ma più che altro posso avere sempre l'arma infuocata. Che cos'è qua? Che cos'è? Che cosa ho fatto? Ma
cosa ha fatto? Spero di non aver... Che cosa serve questa cosa? Si recupera? Non capisco. Che cosa serve questo tamburo? Non capisco. Che cosa serve se è lì quel tamburo lì? Allora. Non c'è niente. Vediamo un po', ho preso un altro arco lungo. Uguale. Ah, questo mi dà di più però. Questo è pure più uno. Ti spiego. Hai ragione pure tu, scusami. Non ci ho pensato. Ferma degli occhi. Ok, per apre queste porte. Questa è la statua del Daibutsu. Sì, è come me lo ricordo. Madonna, è bellissima. Oh, grande. Allora, mo che rimane? Oh! Va faro di Watatsumi. Acqua, nah. Mi faccio un cazzo con... Ok. Tomba insanguinata di Arias. Ma come fanno la gente a morire contro sti nemici? Prima di affrontarla. Ah, pure questo da usare il mio? Cinta che vedo tutto tace, vabbè, niente di che. Ok. Allora, loto nero? Ah. È una merda. è tutto materiale per che serve, che ci aiuta per fare, per tirare su le altre armi. Qualcuno sta avendo delle convulsioni, sta avendo un mal di panza. Bella. Ah. Quindi questa è un altro shortcut.
Perfetto. Quindi siamo uno shortcut. Mi sta venendo un dubbio. C'era una strada sotto che non ho preso. Che non ho fatto. E vorrei farla. Anche perché non vorrei rischiare di perdermi cose. E se questa mi sembra una mappa anche abbastanza piena. So buttare di sotto. So buttare di sotto, chissà perché. Ok. Ah, quel maledetto mi ha fatto lo stato spuzza. Che bello poter sparmare cascia. Che bello poter spammare la mia cosa preferita. Ok, battiamo. Boom. Non so che cosa serve, ma qualcosa servirà pure. Poi si scopre tipo che battere là sopra ti fa diventare tutti i mostri più 10. A ogni volta che batti. No, ma in realtà secondo me è qualcosa che li depotenzia. Vediamo un po'. Cosa c'è qua sopra? Qualcosa che posso combattere qua? Ah, non andiamo a combattere questo. Con il bow. Che ha il bow. Certo, combattere sulle travi non è la cosa migliore. Come cazzo ha fatto a cadere qua fino a qua sotto? Tutto il cazzo, eh? Tutto questo per un cavolo di elmo. Vabbè. Allora. Saliamo da qua. Facciamoci di nuovo il giro e vediamo di prendere l'oggetto e scendiamo nel corpo del Buddha. E detto così non suona molto bene. Ah, quindi sono tornati. Sono di qua. Questo devo capire, che cosa serve, però. Ma chi è che sta avendo una sincope? C'è qualcuno che sta avendo dei problemi di digestione. Ah, qua sotto c'è anche un'altra cosa dove scendere. Ah, era questo che stava avendo problemi di digestione. Ah, va a cagare. Prello, ti ho guarito i problemi di digestione. Dove stiamo andando? Qui c'è un altro accrocco. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ah, vabbè, Yash. Vai, Beyblade!
È anche resistente, eh. Che figata però quell'attacco. Ok. È l'ora del bue, il giorno del bue, è il mese del bue. Oh spirito onnipotente, tempo di scatenare la mia maledizione. Nel giorno del bue del mese. Sembra una filastrocca. Giorno del bue, del mese del bue, dell'anno del bue, del cugino del bue, dello zio del bue. Del nipote del bue. Aspetta. Is this the real life? Or is this just fantasy? Questo era. Ah, quella era la direzione giusta da prendere. Perché prendo sempre le direzioni giuste e vado mai nelle direzioni sbagliate dove voglio andare in realtà? Facciamo pregare all'inferno? Sì, facciamolo pregare all'inferno. Ok. Ah, e mo come cazzo ci arrivo sulla mano del. Ah, ho capito. Va bene. Andiamo dalla mano del Buddha. Che c'è un Kodama che ci aspetta sulla mano del Buddha. Mo? Dove salta? Ops. Mamma mia quanto è bello poterlo spammare. Oh, hai rotto il cazzo. Vabbè, sto usando le cose con purificazione. Beh, in realtà sbaglio con loro. Dovrei utilizzare quest'altre. Ora, che ci sarà qua da questa parte allora? Se di là, se quella era la direzione giusta. There's something wrong here. Anche questa mi risulta come direzione giusta. Perché? Dai, prendete sto cannone. Guarda, fate sto bel cannone, Sudama. Bonfa dello yin e yang. Vabbè. Faccio niente, però. Grazie. Grazie del pensiero, mio amico. Mon amour. Ah, da qua non si passa. Quindi, tecnicamente, si passa da qua su. O forse no. No, perché è chiuso. Ah, adesso tutti i nodi vengono al pettine. Però ricordo che c'era un punto da dove riuscivo a passare. O forse è la mia testa che mi dice queste cose. Ricordo che c'era un punto dove si poteva passare, però boh. Può essere, magari l'ho malinterpretato. Devo ancora capire l'utilizzo di quei tamburi. Pensate davvero se aumenta la potenza dei nemici. Io arrivo là, mi trovo un nemico che mi si scaccola e lui si scaccola e io muoio. No. No.
Non so che cazzo sia successo, ma è successo. Ok. 1300. Posso fare qualche offerta, perché... Sì, giusto qualche offerta che mi possono servire per raggiungere... Ecco, non mi serviva. Ah, aspetta, un attimo cosa. Ricevi l'insegna di Kodama? Ok, perfetto. Quindi dicevo anche bonus Amrita. Livello abilità. Tiriamo su coraggio. Almeno di uno me la tira, ma almeno me la tira fuori. Me la fa salire. Andiamo al bazar a comprare. Oddio. Ah. Abbiamo replenishato l'archibugio e non ce ne eravamo accorti. Questo che è? Bumfa. Aha. Questa è un'altra di quelle porte che si aprono. Però c'è qualcosa che non va. Qualcosa ha sfondato la lanternina. Mamma mia, l'assalto. Cioè, assaltarli con cascia. Magari con lo spirito che ho. Magari con l'arma pure elementale. Li devasto. Signor Buddha. Cosa serve lei? Allora, vediamo un po' che c'è qua. I'm really puzzled. Questi... Ah, da lì c'è sta una strada. Ok, questo... Ah no, c'era proprio un Kodama. Allora ormai ero sbagliato. Pensavo che fosse il rumore del santuario in lontananza. Meno male che mi sono guardato lì dietro. Vediamo un po'. Ma queste missioni comunque sono belle lunghette, eh? Non immaginavo così lunghe. Beh, giustamente essendo un DLC magari avranno voluto puntare molto su che cazzo sei. Nel dubbio gli do fuoco. Ah, vabbè, sei un Yogi. Facci tua. Ottimo. Andiamoci a far bagno. Andiamo a far bagno con i Kodama. Mi stavo sedendo sulla faccia di quel Kodama. Grazie. Schinieri del ministero. E schinieri, i famosi schinieri di Salvini. Faccio uno scatto aberrante. Beh, serve un cazzo. Servono solo per darti una vaga, per darti qualcosa da utilizzare. Come... Vediamo un po'. Allora, voglio farla arrivare di qua. Vieni, Onishan. Voglio vedere che succede. Che se si riprende, ripiate. Aia. Vieni. Ah, gli togli il
Chi? Credo che di aver capito che cosa serva quella... quel tamburo. Togli il chi ai nemici nell'area. Un secondo che sto... Credo che toglie il chi ai nemici nell'area. Fermo del predone. Questi sono bellissimi mandala. Non me lo ricordavo così il tempio. Forse non sono entrato così a fondo nel tempio. Che cazzo è? Ah, c'è un biwa boku boku. Cazzo. Almeno mi danno le glorie. Ambiguo a poco poco, eh? Dove cazzo sarai? Proviamo a combattere con il nuovo spirito. Evviva le telecamere! Almeno mi danno i pezzetti di equipaggiamento, mi danno comunque la gloria. Ah, questo è lo shortcut. Devo capire dov'è il biwa boku boku. Altrimenti andiamo avanti fino a dopodomani. E non mi conviene attaccarli questi finché... Ah, grazie! Mi sta a fare una strage sotto nel frattempo, Kasha. Dove cazzo... Ah, eccolo là, maledetto! Vaffanculo. La telecamera. La telecamera, porca miseria. La telecamera non è stata il mio migliore amico là dentro. E si lascia proprio perdere sti cazzi, tanto. Oh. Dato una pizza ma mi ha tolto metà vita. Boh, dobbiamo farla con calma. Abbiamo capito dov'è il biwa boku boku. Mi sa che me lo devo ribattere però il biwa boku boku.
Oh no, per fortuna no. È lei sicuramente il... Grazie a Dio ci sono le scale. Aia. Ok. Mamma mia. Più che anima di cascia dovrebbe essere anima degli mortacci sua, che questa letteralmente stava letteralmente ammazzando. Ok, abbiamo aperto lo shortcut. Credo che ci sia un altro Kodama da queste parti. Ah, devo dare un'occhiata all'area circostante. Devo andare da qualche parte di là. Qua? Ah, da là sicuramente si va su. Si continua. Ok. Aspetta. Ah, guarda un po'. Eccolo dove era. Andiamo, andiamo, torniamo al santuario piccolino. Dove ci porterà? No, no! Maledizione. Maledizione. Naggia a me che ho schivato e mi sono detto... No. Allora. Da qua si esce. Mori. Grazie. Faro di votazioni, questa è un'altra buona falce, ma che mi dà acqua, quindi non mi serve. Oh. Oh. Cosa? 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 E tu che cazzo ci fa? Che fai tu qua? Fa qua? Impalato da rana gigante. Non si finisce mai di impalare. Che cazzo ci fa questo qua? No. Ah, c'ho una cosa da metamorfo da prendere. Perfetto. E anche dei titoli? No, niente. Facciamo una cosa al volo, questa cosa da metamorfo che può salvarci la vita. Recupera 800 danni utilizzato per sicura abilità di presa dello stesso spirito guardiano. Dovrete utilizzare abilità yokai. Nel regno yokai per purificarlo aumentando la tua anima del 1.2. Sono tutte cose che devo tirare su. Allora. Prepariamoci. Donna, i danni che mi fa.
Non so come cazzo ho fatto a non morire. Molto spettacolare, devo ammettere. Sono rallentatissimo, cazzo. Oh no 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 no. E vaffanculo, assore. Gamabunda. Acceso. Ma sto pezzo di merda è un cazzo di ninja, eh. E mo saranno dolori. È forte comunque, non è debolina, eh? Bella resistente. Cazzo, ti cazzo di shu. Vabbè, ma vaffanculo allora, eh. Scusate se sclero tanto, ma veramente sta cosa mi fa sclerare. Devo solo capire come affrontarla. Abbastanza resistente. Tacci sua, a un colpo mi toglie. Allora, se riesco a togliere almeno metà vita. Questa paralizza. Ah, ora ti utilizzo anche io le trappole. Dai, vieni amico. Aia. No, no, no. No. No, curati. Fanculo! Beh, sì, sì. Il Creepers. Affanculo sto testa di cazzo di rana gigante. Rana di merda. Sai che cosa fanno le rane? Sai che cosa gli fanno alle rane? Se le... noi? Qualcuno? Se le magna, capito? Sì, però... capito? Sai, vuol dire che se magniamo le rane, i cosciotti... Dai, su, muore ammazzato.
È leggermente resistente al fuoco. Comunque. Meno, molto di meno all'acqua. Basta. Questa battaglia è durata anche troppo. Dai, già mi si è sprecato. Già mi si è sprecato il coso. Ma guardate, avete visto Yogi che corre, che corre a entrare, prova a entrare nell'arena. Fanculo, questa battaglia è durata troppo. Ah, possiamo diventare amici. Perfetto, è stato un bel modo di passare il tempo. Portaccetto per te era solamente uno sfogo. E quindi sono... Ti piace poi spammare caccia? Sì, mi piace tanto. Ma rifattare non esiste un'unica ragione per cui si diventa yokai. Dai, è bellissimo. Questo era il padre di cosa? Di Hattori. Anche il padre di Hattori era la rana. Andiamo. Posso fare probabilmente un livello. Quasi no. In realtà non posso farlo un livello. Mi piace tantissimo che posso spammare cash adesso. Allora, tra l'altro sono 1:20, non mi ero neanche reso conto. Allora, suona tamburo. Corazza 2. La rana gigante? Una rana gigante. Due marrovesci con la falce. Cioè, quando posa gli occhi su qualcuno con del potenziale non lascia andare prima di averlo messo alla prova. È così. Ah no, quindi non mi si stai prendendo per il culo. Così è stata tutta la di Satamizio, incredibile. Persona che si aiuta al suo vecchio amico. Cioè, vedete che la sua mente quel cane che salvava la pelle in svariate occasioni. Perciò non ho il diritto di lamentarmi. Perciò comunque Satamizio di esagerare con l'inganno e trovare violenza con il castigo di Buddha. Nel frattempo ti chiede di perdonarlo. E qui la mia futura sposa. Nucleo di rana gigante. Bello il nucleo d'anima di Yasha. Mi piace tantissimo la l'ondata. Veramente fica. Vediamo un po' l'arma che mi hanno dato. Falce di Myojin. Protezione di Cannon. Non fa un cazzo. Vita danno punizione vana. Consumo chi in guardia. Era buona se ci avessi avuto comunque il perfetto. L'intervenzione lasciando di scoperto. Ok. Ah, ok, l'animazione di Ash, intendi? Va bene, mi va bene tenere la Tomboriki. Allora, che abbiamo qua? Alla capanna. Ah, vediamo un po' le consegne. Gloria. Allora, io volevo fare un'altra cosa, visto che comunque siamo addirittura d'arrivo per oggi. Andiamo tutto alla casa della nascosta. In modo da poter comprare un paio di cose che mi mancano. Tipo, se no me li dimentico di nuovo la prossima volta. Che sono i pennelli, le candele e... Che cazzo sono i pennelli? Ok, se no poi me li dimentico. E allora, c'era qualcosa qui. C'era, sbaglio, o c'era qualcosa? È qua. Artiglio grande di Tsuchikomo. Allora, direi che per oggi su Konyo 2 ci fermiamo qui.
e leggiamo del, dello yokai del giorno, visto che comunque è arrivato l'orario. Domani dovrei tornare in live. Se ce la faccio, ragazzi, vedo di tornare, ma sia mattina che la sera. Forse magari, forse è meglio fare domani sera direttamente in live, così possiamo stare di più dalle, più o meno sempre dalle 9, possiamo fare fino a 11, 11 e mezza, così possiamo fare proprio la chiusa sul, sul secondo DLC di Nioh e iniziare magari il terzo DLC, anche se dubito, visto che ci sono comunque delle missioni secondarie che voglio fare, perché le missioni secondarie del, di Nioh 2 mi stanno piacendo tantissimo, molto più di quelle del, del primo Nioh. Quelle poche missioni che ho fatto del, delle secondarie non mi, è, non mi hanno convinto tantissimo. Comunque non so per quanto riguarda Wulong come sarà, se ne varrà la pena, perché secondo me io comunque lo prenderò e lo porterò in live come al solito, ragazzi. Io sarò sempre qui, vi porto anche, magari così Sally lo puoi vedere da me. Nel primo non aveva un senso logico, no, erano a caso le solite minchiate che avevano fatto. Allora, trasferiamoci. E infatti raccontano una storia anche questa in Tolkien, e oggi parliamo proprio di Oboro, si chiama Oboro Guruma, proprio il lo yokai che c'ha. Aspetta di vederti il terzo DLC, infatti non vedo l'ora, raga. Ma devo dire, questi DLC mi stanno piacendo tantissimo, mi stanno veramente piacendo tantissimo, al di là dei nemici. Però io continuo a dire che i nemici sono fatti molto molto bene. Il terzo è veramente la ciliegina. Ma dico, sono fatti veramente tanto bene. Sono veramente equilibrati, nonostante le difficoltà, perché io Rimitsu mi ha aperto il culo. Però piano piano che lo combattevo mi rendevo conto che era fattibile. Infatti a un certo punto l'ho mandato anche a uno di vita. Poi vabbè che mi ha spammato l'universo. Ho capito quali erano i tempi, quali erano le cose da parare, quali erano le strategie migliori. È un po', Yorimitsu era un po' la Malenia di cosa? Di Nioh 2. Ora, invece, ragazzi, leggeremo di Oboro Guruma, che è il che su Nioh 2 è quel simpatico carretto con la faccia. Ciao 2D Pixel, ben arrivati sul canale, grazie mille per il raid. Ciao belli miei, sai Fede stamattina, chi ci stava? Non so perché ultimamente non mi arriva più il... non mi è arrivato il... la notifica delle sonora del raid. Ciao Peter Pan, stupido sexy Shaga. Oh, mode posso fare l'SO, sei entrato con 2D Pixel. Allora, siete arrivati proprio in tempo mentre stavamo per parlare. Ciao Peter, ben arrivato sul canale. Io sono Shaga e in queste live stiamo portando Nioh 2, stiamo proprio portando, concentrandoci solo su Nioh 2. E su questa live di Nioh 2 parliamo anche sia di storia che di mitologia giapponese. Infatti, uno dei nemici che abbiamo affrontato sia oggi ma nell'ultima live è Oboro Guruma. Che è questa sorta di carretto che appare con una faccia demoniaca davanti. Chi sono io? Oh, per esempio, oh, che bello che sei. Pure io quando riesco ti faccio sempre il ride. Allora, la traduzione di Oboro Guruma è letteralmente carrello nebbioso. E l'habitat sono le strade cittadine a tarda notte. Dieta, la rabbia persistente degli antichi nobili. Fondamentalmente... Oboro Guruma era uno yokai che si trovava molto spesso a Kyoto. E mi fa ridere tantissimo questa storia. Ok, allora, buon pranzo e grazie mille per il ride e per il lurk. Nelle notti nebbiose illuminate dalla luna, i residenti di Kyoto sentono occasionalmente il cigolio di un carro trainato da buoi per la strada. Sentite quelle lampadine che dopo la bolletta arriva la sala. Praticamente sì. che poi... Capisci ma meno, io pure che vivo in Norvegia, l'elettricità qua costa uno svario, soprattutto negli ultimi mesi è salita tantissimo, quindi si dovrei fare. Uscendo, questa è, sì, effettivamente poi venendo qui in Norvegia
con tutte queste lampadine accese, cioè, mi arriva, non ci voglio manco pensare alla bolletta. Comunque, sentono occasionalmente il cicolio di un carro trainato dai buoi per strada. Uscendo per controllare a vedere, scoprono un carro trainato dei buoi semitrasparente, simile a un fantasma, con un'enorme faccia grottesca parcheggiato fuori dalla loro casa. E infatti parleremo anche molto del parcheggio nell'antica Kyoto. Le carrozze yokai sono esistite nei rotoli di immagini per centinaia di anni. In origine potrebbero essere stati una specie di tsukumogami, che è uno yokai trasformato in oggetto. No, è tradotto male. Era un oggetto trasformato in yokai. Ho fatto cazzo la tesi di laurea sugli tsukumogami. Per chi non lo sapesse... C'è già fortuna che l'idea di usare l'energia rinnovabile, la vita è diventata... Troppo. E pensa che pure con la rinnovabile ci viene a costare una cifra. Gli tsukumogami, per chi non lo sapesse, sono degli oggetti che, buttati via, dopo trascorsi 100 anni di età, si trasformano in spettri e minacciano e uccidono i loro vecchi padroni, ma in generale gli esseri umani. Tra cui il famoso è il Karakasakoso, che è l'ombrello, quello con la lingua che ti salta, eccetera, eccetera. La maggior parte di questi rotoli sono stati creati per le loro vivide immagini piuttosto che per una storia particolare. Infatti esiste un rotolo, un famoso scritto del 1700, adesso di cui non mi ricordo il nome, dove sono riprodotti moltissimi di questi demoni, questi yokai, e sono appunto, tra cui c'è anche l'Oboroguruma. L'Oboroguruma, appunto, ed è rappresentato. Se dovessi riuscire a trovare il nome, ve lo faccio vedere uno di questi giorni. La maggior parte di questi rotoli sono stati creati per loro vivide immagini piuttosto che per una storia particolare. L'Oboroguruma potrebbe essere stato inizialmente creato senza alcun retroscena, quindi semplicemente aggiunto così a cazzo, però poi è piaciuto e ci hanno creato le storie dietro. Qua, ecco, quando Toriyama Sekien, che è appunto creò i bestiari yokai, pubblicò i bestiari yokai, e appunto Toriyama Sekien, si parla del 1700-1750, viene pubblicato appunto uno dei suoi bestiari, e all'interno ci stanno proprio l'Oboroguruma. Incluse l'Oboroguruma e ne diede una descrizione. Lo collegò a una ecco, questa è una cosa che mi fece spaccare dalle risate. Lo collegò a una famosa scena del Genji Monogatari, i racconti di Genji, che è una delle opere, diciamo, più famose. È un po' come se fosse la Divina Commedia giapponese, per dirti, a livello di importanza. Il Genji Monogatari è la stessa cosa, però, per la letteratura giapponese. Quando Lady Rokujo e la sua rivale Lady Aoi gareggiarono per un parcheggio e sono entrati e si sono coinvolti in una rissa in carrozza. Cioè, praticamente questi hanno iniziato, è tradotta malissimo, competed for a parking space and got into a carriage fight. Quindi praticamente non so se è proprio rissa in carrozza o se sono scontrati con le macchine, tutto per un parcheggio. Cioè, ditemi un po' se voi, se questa non è la vita comune di tutti i giorni a Roma. Perché più che Napoli, Roma, che Roma conosco bene. Cioè, ma immaginate Lady Rokujo. Alle di Aoi, ma levate dal cazzo, così. Tipo, alle di Rokujo, guarda che se scendo te do tante quei pizze che da Genji ci ritorni che mani. Non lo so, una cosa del genere. Tipo... Dammi il parcheggio che è mio, guarda, questo è sotto casa mia, ciccia. Guarda che ci avevo parcheggiato prima io, tipo a cozza, una cosa del genere. Lo immagino molto... E poi se sono menate, classi, si tiravano i capelli. Classiche cose, scene romane, però a Tokyo. Molto tempo fa, le visite turistiche nella capitale venivano effettuate per mezzo di taxi trainati dai buoi. Quando diventava affollato, in particolare durante le stagioni dei festival, i tassisti iniziavano risse in carrozza. Cioè, fondamentalmente si menavano. Cioè, Kyoto era fondamentalmente Roma, però nell'antichità. Sbattevano le loro carrozze l'una contro l'altra per afferrare i posti migliori per visitare la città. Cioè, capito? Immaginate che questi qua... Immaginate di essere nell'antica Heian-kyo, perché ancora non si chiamava Kyoto. Immaginate di essere l'antica Heian-kyo.
Dice, vedevate i posti e allora per accaparrarvi andavate a sbattere l'una contro le altre, sempre con le classiche frasi: oh, te smonto la faccia, te sacco le braccia e te cemeno, una cosa del genere. Proprio come il parcheggio può essere un problema nelle città di oggi, parcheggiare nell'antica Kyoto era un'enorme fonte di frustrazione, quindi era letteralmente Roma. Il risentimento dei nobili che non ottenevano il posto turistico privilegiato che desideravano era qualcosa da temere. Cioè, immagino i nobili, no, dell'epoca, sempre ah, coglione! Così. I sentimenti negativi potrebbero accumularsi e diventare una potente forza propria, da cui provengono questi yokai. Ma che cazzo stai dicendo? Oburuguruma si materializza dall'ira dei nobili che hanno perso questi combattimenti in carrozza e non sono stati in grado di prenotare i luoghi turistici che desideravano. Ma voi state scherzando? Cioè, questo Oburuguruma, questo yokai, che ci fa il culo comunque abbastanza sul Nioh 2, è nato perché dei nobili non riuscivano a trovare i parcheggi quando andavano a visitare Kyoto e quindi si andavano a fare le risse su, cioè, che era Fast and Furious Roma Edition, Kyoto Edition, Eian Kyo Edition, fondamentalmente. Quindi da là nascevano questi yokai. Cioè, ma i giapponesi a livello di fantasia per quando creano questi yokai sono qualcosa fuori dal mondo. Cioè, io veramente mi immagino queste storie. Immagino veramente i due nobili chiotesi e yanchesi che si incazzano perché non possono. Cioè, che quello magari ha parcheggiato sotto, tipo, come cazzo si chiama quel quartiere? Sotto a uno dei quartieri più famosi di Kyoto, sotto al Padiglione d'Oro. E quelle che gli hanno preso il posto, allora si incazzano, capito? Se picchiano tra di loro con le carrozze, da lì nascono. Raga, io con questa lotta tra carrozze vi saluto. E questa storia veramente fuori dal mondo e poteva venire fuori solo dalla mente dei giapponesi, vi saluto. E noi andiamo a trovare il nostro amico Sushino che sta portando Genshin Impact. Visto che è la prima volta che dopo anni che lo trovo in live a quest'ora, di solito sta sempre molto tardi. Io vi saluto e noi andiamo a trovare, insomma, questo mio amico e noi ci vediamo domani, probabilmente, ragazzi, domani sera. Se non ci siete sui nostri sugli altri canali, mi raccomando, raggiungeteci sul Linktree. Sul Linktree ci trovate tutti i link ai nostri canali, tra cui Telegram, che non è una chat, ma è un gruppo, quindi è un canale, quindi non è una cosa dove ci sono messaggi a ripetizione, ma ci saranno semplicemente nostri avvisi, e c'è anche la parte dove fare i commenti. Quindi se non ci fate, se vi piacciono i nostri live, seguiteci sui nostri canali per varie altre cose che usciranno. E Sally, mi raccomando, tu, se hai bisogno in qualunque momento, scrivimi sempre, e non ti far problemi. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo probabilmente domani sera. Sicuramente domani, ma molto probabilmente domani sera. E noi ci vediamo. Ciao ragazzi, si parte per i trial. Non ti serve aiuto, ma più vai avanti, più alzi i personaggi. Ma guarda chi c'è! Ma non ci posso credere! C'è Peppe! C'è Peppe! Quanto ti si vuole bene, quanto ti si ama.